Vivere e raccontare, puntata numero 245, sono le 16:40 del 28 aprile 2021 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini, in collegamento con noi da Rimini l'avvocato Marco Bosco, avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Rimini, si occupa di diritto penale, diritto processuale penale, dottore di ricerca in diritto processuale penale interno, internazionale comparato presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, curatore della materia e membro della commissione di esame di diritto sammarinese presso il Dipartimento di Giurisprudenza dello stesso Ateneo della Repubblica di San Marino. Buonasera, avvocato, grazie di essere protagonista con noi oggi a Vivere e Raccontare. Buonasera, grazie a voi dell'opportunità, insomma, che mi state dando. Vivere e raccontare il format ideato da Gioacchino Onorati e Augusto Zucchi, che dà modo agli autori di parlare delle proprie opere. E oggi con l'avvocato Bosco parliamo di un'opera molto importante, la strategia argomentativa nella Procluenzio Ciceroniana, pubblicata con l'Aracne Editrice nel giugno 2020. Avvocato, un'opera ovviamente dicevamo che si rivolge agli addetti ai lavori, ma in cui lei si concentra molto proprio sulla figura dell'orazione, sulla formula dell'orazione. Sì, questa è una questione abbastanza, diciamo, interessante nell'attuale periodo. Attuale periodo dove assistiamo a casi di cronaca rilevanti, dove i processi vengono trattati, come abbiamo visto, in modo mediatico oppure in modo lombrosiano, cioè si individuano dei caratteri di determinate persone. E allora si comincia già a stabilire che il soggetto è colpevole. Ricordiamo il famoso caso Cogne, quando tutti si soffermavano sul primo piano della imputata, deducendone che fosse colpevole. E quello secondo, diciamo, le teorie del Cesare Lombroso. Attualmente invece siamo andati anche oltre, dove in realtà si fanno delle vere e proprie o arringhe difensive o requisitorie in ambito televisivo. Oggi più che mai invece credo che sia importante ritornare agli studi sulle tecniche di argomentazione e riportare i processi all'interno del loro ambiente naturale. Perché la Procluenzio? La Procluenzio probabilmente è la orazione più importante di Cicerone, che è stato riconosciuto come essere il più grande avvocato di tutti i tempi. Tra l'altro si tratta di studi raccolti all'interno di questo che si atteggia a voler essere un manuale di tecniche di argomentazione retorica forense, studi sui criteri che venivano utilizzati dagli oratori classici. Studi che in Italia negli ultimi anni, per la verità, sono stati portati avanti anche in maniera egregia nell'ambito di seminari all'interno delle università. Ma che in paesi anglosassoni diciamo, rappresentano la base dell'attività difensiva e della formazione di un avvocato. Pensiamo a uno stato come quello di New York, dove hanno una predilezione particolare per gli studi di diritto romano in generale, per quelle delle tecniche di argomentazione, dovendo convincere la giuria. Ora, questa orazione, dicevo, probabilmente è la migliore perché nel corso del periodo successivo a questa grandissima vittoria di Cicerone, si cominciò a circolare una voce che diceva se tenebra o fundisse, cioè Cicerone aveva ottenebrato le menti dei giudici perché Paolo Cluenzio era probabilmente colpevole e quindi lui era riuscito, diciamo, utilizzando questi criteri catalogati, non che ci siamo inventati noi per debitarle a Cicerone, ma lui era uno studioso di quelli che erano i criteri dell'argomentazione. Ricordiamo che l'orazione durava dall'alba al tramonto e c'era un soggetto lì che parlava e portava i giudici a riflettere su determinati aspetti del processo. Ho esordito, quindi l'esordium del mio manuale, esordito proprio sulla palestra di ogni difensore. Quello dello studio della comunicazione, della retorica che ha fatto Cicerone, anche guardando a quelli che erano gli attori, perché
classici e greci. Lui infatti, insomma, è stato sempre accorto e attento al modo e alla gestualità. Tant'è che ci sono tanti passaggi all'interno di questa orazione che è grandissima, quindi anche a leggerla e a tradurla, perché non vi sono tanti testi in circolazione sulla Procruenzio, c'è voluto un bel po' di tempo anche andando a ricercare quelli che sono dei testi piuttosto all'infuori del circuito giuridico. Ad esempio, parlo di testi dello studio della filologia fatta su questa orazione, che ho cercato in qualche modo di sviluppare all'interno del corpo del testo, andando a portare una mia visione di quella che poteva essere l'opera che attualmente abbiamo, perché si parlava che probabilmente fossero tre versioni che sono circolate nel corso dei secoli, e lì sono stati sviluppati appunto degli studi e ci fanno, insomma, identificare l'opera attuale come quella che, diciamo, mi sono preso anche la briga di tradurre, quella più rispondente alla realtà. Tra l'altro, un'altra invece caratteristica prettamente giuridica che è presente all'interno della Procruenzio, anche lì con un tentativo che dovrebbe poi essere sviluppato in maniera maggiore con ulteriori elementi, la ricostruzione di una vera e propria legge all'interno che ci direbbe Cicerone, legge della quale non abbiamo però alcun reperto storico, nessuna tavoletta cerata, una legge che in base a quello che dice Cicerone all'interno dell'orazione parrebbe recitare proprio nel modo in cui la dice, cioè lui è lì a fare il processo e declama degli elementi. Avvocato, nell'ambito di quello che lei ci sta spiegando, molto interessante e quanto mai attuale, insomma, se pensiamo invece che è avvenuto nella Roma antica, lei ci ha detto che nella Procluenzio Cicerone aveva proprio catturato l'interesse dei giudici e anche quasi ottenebrato la mente, insomma. Ma quanto è importante ancora, e se è importante, l'arte oratoria nell'attività forense contemporanea? Allora, l'attività forense contemporanea oggi più di prima è importantissima, perché come dicevo prima, i processi si è tentato di spostarli dalle aule di giustizia e portarle nei vari talk show, nei vari programmi televisivi. Oggi è ancora più importante rispetto a prima. Perché? Perché la tecnica di argomentazione non serve a fingere o fregare il giudice. Noi siamo sempre nell'ambito del verosimile, cioè io come difensore non so realmente come sono andati i fatti, i giudici non sanno realmente come sono andati i fatti, i pubblici ministeri non sanno realmente come sono andati i fatti. Lo può sapere l'imputato se è colpevole, ma se non è colpevole nemmeno l'imputato lo sa. Lo può sapere la persona offesa se è una reale e genuina persona offesa. Quindi che cosa significa argomentare e portare degli elementi a giudici di riflessione? Significa ricostruire un evento che possa essere quanto più verosimile possibile, cioè ristabilire una realtà processuale. Oggi invece, con questa tendenza al processo mediatico, questa ricostruzione non è più possibile, perché si utilizzano dei sistemi di comunicazione che vanno a coinvolgere le persone. Nei casi di processi mediatici ci troviamo sempre di fronte all'opinione pubblica che viene divisa in due gruppi, non esistono tre gruppi, chi è pro imputato, chi è contro l'imputato. Noi abbiamo bisogno invece che questo venga fatto nelle aule di giustizia e venga fatto con criterio. Il criterio significa anche il difensore, che spesso viene denigrato come colui il quale vuole andare lì ad imbrogliare i giudici, appunto le menti dei giudici, ma che poi in realtà invece fa un lavoro probabilmente più importante che esista al mondo, quello di difendere, ma soprattutto di tutelare i diritti di ognuno, perché esistono, e lo sappiamo, nell'ambito degli operatori del diritto, esistono processi di pena anche, dove sappiamo benissimo, lo sa lo stesso imputato, che è colpevole, magari vi è anche una confessione, però è indispensabile tutelare il suo diritto di difesa comunque, e quindi far sì che riceva un giusto processo. Quindi noi siamo
diciamo, forse l'ultimo baluardo per far sì che vengano rispettati i diritti e le leggi anche dagli stessi giudici, perché capita spesso che invece i giudici stravolgono quelle che sono sia le norme costituzionali sia le norme proprio prettamente processuali. Quindi perché lo studio della retorica classica? Perché andare a verificare come venivano svolti i processi millenni fa? Perché c'è bisogno di riportare un equilibrio nel processo, nel sacro processo. Quindi la sacralità all'interno del processo penale, come era l'idea della novella dell'88, quando è andata a riformare il processo, passando da un processo di tipo inquisitorio a un processo di tipo accusatorio. Ed ecco perché gli americani, o comunque i paesi di cultura anglosassone con un sistema processuale differente, tengono tantissimo a quelle che sono le tecniche di argomentazione e la retorica forense, perché hanno bisogno di interloquire con la giuria, di cercare di far ragionare la giuria, riflettere sulla giuria rispetto a quelli che sono gli elementi. Dire le stesse cose in un modo non corretto, non conoscendo qual è la portata dei propri elementi, non sapendoli divulgare, significa non cogliere nel segno in quello che può essere il ruolo corretto del giudice. Avvocato, siamo quasi al termine. Sì. Anche lei ci sta affascinando nel parlare come Cicerone nella Procluenzio. Manca un minuto al termine di questa puntata di Vivere e Raccontare. Avvocato, in un telegramma, perché ha scritto un libro dedicato a questo argomento? Ho scritto un libro dedicato a questo argomento perché mi ha appassionato particolarmente, quindi in modo molto egoistico, mi ha appassionato particolarmente la Procluenzio, e quindi, essendo un appassionato in generale delle tecniche di argomentazione, mi ha appassionato molto la Procluenzio perché ci sono tanti episodi all'interno che rappresentano una piacevole lettura anche per chi non è uno studioso delle tecniche di argomentazione o del diritto in generale. Ci sono momenti anche simpatici dove ci sono dei testimoni che vengono sentiti, che sono come i classici campagnoli che vengono sentiti lì all'interno. Bisogna saper cogliere quello che viene detto all'interno della Procluenzio, quindi leggerla attentamente, parola per parola. Io all'interno, diciamo, del mio manuale da solo mi sono suonato e cantato, ho cercato di criticare quello che era gli studi fatti da forse uno dei più studiosi in circolazione di Cicerone, che sarebbe il Classen, perché il Classen diceva la Procluenzio è bellissima, va letta tutta ad un fiato, finisce lì. Io invece ho detto no, attenzione, questa valletta lentamente, parola per parola, va analizzata e studiata, perché vengono fatti tanti di quei riferimenti all'interno della Procluenzio che veramente sono interessantissimi. Si parla del viaggio, quando la matrigna si reca a Larino per il processo, di questo viaggio con queste carovane, delle tavolette cerate che venivano utilizzate dai cancellieri dello scriba. Il famoso cancelliere. Insomma, avvocato, insomma, proprio... è un mondo vasto che veramente rappresenta una possibilità, una macchina del tempo, cioè arrivare indietro nel tempo e capire che cosa veniva fatto all'epoca e come siamo messi oggi. L'ultima cosa che volevo dire, nel dire l'importanza delle tecniche di argomentazione, è per chiudere così come ho iniziato, cioè se tenebra o fundisse, c'è stato chi ha analizzato, dal punto di vista delle tecniche di argomentazione, la difesa di O.J. Simpson. Non so se lei ha presente il famoso processo per omicidio che ebbe O.J. Simpson e il cosiddetto Dream Team. Il Dream Team era composto da più di 10 avvocati, tra i quali c'era anche un professore di diritto romano. Il difensore principale, Chaucer, utilizzò una tecnica, c'è stato chi ha analizzato il suo modo di argomentare, convincendo i giudici che addirittura non potesse essere possibile che vi fosse un altro soggetto che avesse il medesimo DNA. Ricordiamo tutti la storia di O.J. Simpson, trovato con il coltello nelle mani, con il sangue addosso, che scappa in diretta televisiva. Riescono a far assolvere O.J. Simpson, hanno analizzato tutto il processo, in particolare le parole ripetitive che utilizzava, che anche quello è un criterio argomentativo, and, nei confronti della giuria, ed ha ottenuto questa assoluzione. Ora, da un punto di vista può essere criticato e si può dire vabbè, ha imbrogliato. Non ha imbrogliato. Lui ha portato delle considerazioni nel modo corretto.
Poi ovviamente la decisione della giuria, questo è quello, e con questo volevo concludere. È stato chiarissimo, avvocato, e oggi la ringraziamo di essere stato protagonista con noi a Vivere e Raccontare, perché ci ha portato proprio in un mondo lontano, però quanto mai attuale. Vediamo come la classicità, il mondo classico, il diritto romano sono quanto mai attuali nella contemporaneità. Io vi ricordo strategia argomentativa nella Procluenzio Ciceroniana dell'avvocato Marco Bosco, pubblicato dalla Racne Editrice nel giugno 2020. Grazie avvocato per essere stato protagonista oggi con noi.